Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Facciamo il punto su quanto il Comune sta facendo per le famiglie, per la parte più bisognosa della città. Premetto, non sarà mai sufficiente, ma stiamo mettendo tutte le ormai scarse risorse che abbiamo a nostra disposizione. Punto 1, il pacco alimenti. Ogni settimana, grazie alle risorse del Comune e per fortuna anche a tante donazioni, ringrazio. Noi portiamo a 5.000 famiglie un pacco con degli alimenti. Stiamo parlando di un pacco consistente perché sono in tutto 60 tonnellate la settimana. Lo facciamo e ringrazio ancora tramite i volontari che in 10 hub nella città se ne occupano. Questa azione fa il paio con la seconda, che è quella relativa al bonus spesa. Qui stiamo utilizzando dei fondi del governo, copriamo ad oggi 15.000 famiglie con questo ticket, ma siccome le richieste sono molte di più, domani porto una delibera in giunta, il comune ci mette altri 2 milioni per poter arrivare ad altre 5.000 famiglie. Poi c'è una terza azione, purtroppo è quella che più è insufficiente, ma di più al momento non riusciamo a fare, anche perché sono risorse nostre con la regione, non ci sono sostegni dal governo, che è relativa agli affitti. Noi possiamo dare a 2.000 famiglie un contributo per affitti fino a 1.500 euro. Il bando è ancora aperto e rimarrà aperto fino al 20 di maggio, quindi chiedetelo. E poi andiamo sul tema bar e ristoranti. Ecco, qui la buona notizia, ieri l'ha comunicata al ministro Franceschini, si potrà chiedere spazi all'aperto, antistanti vicini al bar e ristorante, senza vincoli della sovrintendenza, l'unico vincolo rimane questione di sicurezza, ma non faremo pagare nessuna tassa, per cui cominciate a pensare, baristi e ristoratori, che spazi potete aver bisogno all'aperto. Poi i comuni, attraverso l'ANCI, la loro associazione di categoria, sta chiedendo un contributo al governo per poter esentare bar e ristoranti dal pagamento della tassa dei rifiuti o della tassa di occupazione del suolo per il periodo in cui sono stati chiusi. Speriamo di avere notizie a breve. E infine il tema mobilità, bici elettriche, monopattini. Io dall'inizio ho chiesto alla Task Force di Colao e poi ho cominciato a rompere scatole alla ministra De Micheli, di mettere a disposizione un bonus per chi acquista una nuova bicicletta o un monopattino. Ieri la ministra ha confermato che ci saranno questi bonus, vanno fino a 500 euro, suppongo per una bicicletta elettrica, ma ricopriranno anche le biciclette normali. Ecco qui il punto d'attenzione è che la legge, il decreto andrà nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere retroattivo al 4 di maggio, quindi vi terrò informati. È una buona cosa e di nuovo è in linea con il nostro invito a utilizzare le biciclette e col fatto che un'altra cosa che ho chiesto al governo e ottenuto è di permettere ai negozi che vendono questi prodotti di aprire e mi risulta che abbiano già aperto, tanti abbiano già aperto. Infine, un invito ai ciclisti. Io sto dalla vostra parte, questo è evidente, però le regole sono regole, per cui con rosso non si passa, in contromano non si va. Cercate di rispettarlo perché, io lo ripeto, questo è un momento in cui tutti dobbiamo darci una mano. Buona giornata a tutti voi.